Buongiorno, domenica. Da persona che mesi non è nato questo da golfo, uso una parola inglese che rende abbastanza, che è to adjust, vuol dire adattarsi, quindi sarò breve. Comunicazione. Tutti gli allenatori, i dirigenti rincorrono in continuazione l'idea di scelta. L'ho fatto per anni, poteva essere uno schema, poteva essere un'intuizione, poteva essere tante cose, ma credo che ci siamo dimenticati la cosa più importante. Chiedersi cosa interessa dare degli strumenti e non delle soluzioni. Anche
che quando alleno i miei giocatori cerco sempre di costruire un metodo dandogli degli strumenti, perché poi la soluzione che voi gli date sarà sempre una soluzione non loro, perché ogni giocatore, ogni persona ha un modo diverso di fare le cose. Quindi già questo credo che sia una cosa importante. Non quando comunicate, non date le soluzioni, perché magari verranno applicate, ma sotto grande stress, in un momento dove l'interpretazione critica personale, tradotto una lettura, ogni giocatore avrà sulle sue sicurezze, non sulle vostre sicurezze. Parlo dell'unità di crisi. Oggi potevo parlare, quasi di ieri, perché è un momento facile, facile di dire. Come fate a parlare, a comunicare con la vostra squadra dopo una partita schifosa? Dove farlo? C'è chi è pagato e fa la pressione. Capita, no? Lì ci sono varie scuole di pensiero. C'è chi entra in spogliatoio, spacca lo spogliatoio e trasmette lo stato d'animo. Comunica lo stato d'animo. Io sono incazzato. Funziona. Però cosa crea questo? Crea uno stato di difesa perdurante, perché non pensate, i giocatori sanno di aver perso e sanno di aver fatto pagare. Questo è il dubbio. Se voi create un ulteriore muro, la comunicazione sarà molto estretta. Allora io faccio così. Anch'io sono entrato in spogliatoio, io ho fatto come corso, mi sono tolto la scarpa, l'ho tirata al giocatore, ho fatto, io ho provato. Quello che mi ha dato qualche vantaggio, qualche risultato, è stato rimanere in spogliatoio dopo una pressione, mostrare un video che abbiamo selezionato, lo staff tecnico, e cominciare a far vedere le cose che hanno funzionato. Le poche cose che funzionano. Non ci credo che non c'è niente che funzionato. Non ci credo, perché non è. Saranno 5 applicazioni che hanno funzionato tra di voi e le fate vedere. Questo cosa fa? Abbassate le loro difese, saranno molto più pronti ad ascoltare le vostre cose. Poi dopo arrivano le 25 azioni e le fate vedere. Non fate scorciatoie, però dovete avere l'empatia di capire cosa si aspettano loro in quel momento della vostra comunicazione. Hanno perso, hanno preso gli insulti del pubblico, hanno preso il 4 in pagella dei giornalisti. Sono degli esseri umani, loro si aspettano qualcosa. Magari se voi prendete un po' in contropiede, loro abbassano le loro difese e saranno molto più portati ad ascoltare. E poi tutte le critiche, le valutazioni, i giudizi, le istruzioni saranno molto più recepite. Questo per me si è sempre rivelato un modo abbastanza produttivo. Io non credo che ci siano modi giusti o sbagliati, ci sono modi più produttivi. Per avere una buona comunicazione, quindi la prima regola, secondo me, è cercare di capire quello che avete, empatia, perché sapere se avete davanti una persona di forte personalità, avere davanti una persona di poca personalità, avere davanti una persona insicura, è totalmente diverso. Molte volte mi è capitato di entrare al primo giorno in palestra, la nuova stagione, e dire, vedete, questa è la linea. E poi siete tutti sulla stessa linea. Il 12° ha gli stessi diritti del primo. Bellissimo. Ti guardo, questo è un po' di pari opportunità. Le pari opportunità, la scuola di pallacanestro non esiste. Perché loro non vogliono. Non voglio. Le gerarchie non le sceglierai.
verità, è sbagliato. Questo lo dico io. Questi sono i cambi che hanno all'interno della scuola. Lo ripeto perché sono arrivato dopo tanti anni in carriera. Il ruolo di un giocatore all'interno della scuola non è dato dalle sue capacità tecniche o fisiche, è dato da quello che i suoi compagni si aspettano. La cosa che ferisce di più la vostra comunità.
succede, si assomiglia, ma è inutile che ci nascondiamo dietro di noi. È normale essere coerenti con questo carattere, perché viene tutto lo stesso con noi stessi. Un'ultima parte molto importante della comunicazione è comunicare gli obiettivi. L'ho detta per ultima, ma è la prima, perché Valerio parlava del sogno. Molto bello, molto importante. Io però non sono così convinto, perché non credo che il mio sogno sia uguale al sogno del mio giocatore. E allora qui entra in gioco una parolina magica, obiettivo condiviso. Dovete trovare una piattaforma comune dove io credo sempre a questo. L'obiettivo che ci danno gli altri porta, e noi lo raccontiamo con grande fatica, porta alla felicità parziale. L'obiettivo che raggiungiamo, ci siamo dati noi squadra, noi gruppo di lavoro, quello che volete, porta alla felicità totale. Chiaramente è un po' di poesia, però è abbastanza vero. E vi faccio un esempio. Io che ho fatto in prima divisione, qualche anno, nati in Serie B, a due, da sempre ho un sogno, mai avevo capito. E mi sarei tagliato un braccio. Quest'anno, Dio vuole che tanto fa da voler. A noi tutti, perché non conosco una persona che ama la